questo Gargiulo al termine della partita che abbiamo visto in passato, visto una partita che diciamo vale sempre. Che avevamo a disposizione oggi, visto e considerato che ne avevamo persi già due scontri diretti tra Campagna e Clarice in casa, che comunque valevano 6 punti. Oggi ragazzi penso che abbiamo meritato la vittoria più per il cuore che hanno messo in campo che per l'aspetto tecnico. Purtroppo essere ultimi in classifica non è sicuramente la trama di gioco è un po' difficile creare, però penso che comunque abbiamo creato 4-5 occasioni senza rischiare, penso quasi niente, con comunque 3-4 assenti come le prevedibilità prossima, questo penso che adesso inizio alla fine del campionato possa essere quasi una prassi. Ecco, mi ha sorpreso rispetto alle altre gare proprio la solidità di questo Masso, ha detto che non si è sofferto praticamente niente dietro, tutti quanti a dare una mano, anche il nuovo arrivato Esposito, il primo a sacrificarsi, e questo è giusto per salire alla fine. Grazie alla società che riesce a prendere sempre i giocatori che fanno il nostro caso, perché cerchiamo di guardare sempre prima l'uomo che poi, e poi giocatore, e sono ragazzi che comunque prima di essere tesserati sono stati con noi già 2 settimane, quindi si sentono a casa loro. Mi ha fatto piacere perché i ragazzi sono rimasto bene, però sicuramente tutta la squadra deve sentire di non voler perdere, forse che nelle altre partite c'era un po' mancato. Io sul gruppo non ho mai messo nulla in discussione, siamo sempre stati un ottimo gruppo che forse avevamo bisogno di un po' di cattività più in campo e l'abbiamo messo. Domani lunedì si apre il mercato, già mi hanno fatto due regali. Breglia e Montaperto sono due pedine al curriculum importante. Quanto possono servire questo Masso? Io penso che siano stati scelti due giocatori che hanno le caratteristiche calcistiche che servivano a noi, ma sicuramente due persone che venivano da Breglia viene dal Sant'Agnello secondo in classifica, Montaperto viene dagli ultimi 9 campionati vinti, quindi veniva una squadra ultima in classifica, avevamo bisogno di un impatto mentale. I ragazzi ci hanno dato subito la disponibilità, abbiamo fatto due acquisti di spessore sicuramente, ma era quello che ci serviva, altrimenti non serviva fare mercato, perché noi abbiamo un buon gruppo, ma forse ci mancava qualcosina in termini di livello di esperienza, e penso che con Breglia è pure un po' di fisicità effettivamente, penso che con Breglia e Montaperto possono essere anche gli unici due acquisti onestamente che faremo e che abbiamo.